ho cominciato ad andare in vacanza, nelle vacanze scolastiche estive in Dolomiti, che rimangono sempre tra le montagne più belle del pianeta, e mi sono innamorato della montagna, quindi in un modo semplice, camminando alla base delle montagne, che avevano questa prospettiva verticale così attraente, inevitabilmente attraente. Ed è stata questa prospettiva quella che poi da camminatore mi ha attratto e mi ha portato a fare le prime mie ferrate e poi desiderare di fare anche le prime vie così alpinistiche, svincolate dal cavo d'acciaio e dalle scalette. E quindi avevo circa 7-8 anni quando ho cominciato a fare le prime vacanze in Dolomiti. E quindi la mia passione è cominciata sin dall'inizio. Prima da escursionista, poi da persona che faceva le escursioni attrezzate, quindi le vie ferrate, e che poi a 13 anni si è legato per la prima volta a una corda e ha fatto le prime salite in verticale o muovendo mani e piedi, quindi in quadrupedia, sulle prime facili vie.